Siamo con Mister Nino Leonardis della Bagnarese. Nino, un tuo parere su questa partita di oggi? Guarda, di solito analizzo, di solito, e lo farò sempre, analizzo solo la mia squadra perché è quella che alleno, quindi è quella che dovrebbe ovviamente giocare secondo quelli che sono, insomma, gli allenamenti preparati in settimana, a differenza anche contro qualsiasi tipo di avversario. Noi cerchiamo di preparare la gara a dovere. Sicuramente non sono contento, anche se il risultato è un risultato positivo, perché, o meglio, vedo alcune cose positive, perché per la seconda partita consecutiva fuori casa non subiamo gol. Però se puntiamo ad un obiettivo e parliamo di cose concrete, reali, non possiamo non giocare in un campo come questo a Polistena, in erba, che ci consente di giocare. Ancora una volta dico che sono molto rammaricato perché non riusciamo ad esprimerci. Ci sono diverse cose che dobbiamo rivedere, come ogni settimana, come ogni giorno della settimana. L'unica, perché se puntiamo, ripeto, a qualcosa di importante in questo campionato, dobbiamo osare, dobbiamo essere più determinati, dobbiamo assumere una personalità diversa. Non ci possiamo accontentare di un pareggio, perché poi alle volte nulla è scontato, quindi ti può anche sfuggire di mano su un episodio la partita, e poi stiamo qua a rammaricarci per un gol preso su un episodio, dubbio o non dubbio. Certamente, comunque c'è da dire che la Gioiese dei giovani diciamo, ha fatto una buona partita, e in ogni caso, come dicevi, un risultato positivo e da prendere comunque in maniera positiva. Sì, ovviamente c'è sempre l'avversario di mezzo, oggi si chiamava Gioiese, parlano i risultati finora ottenuti e le prestazioni, però ripeto, non giocavamo sicuramente contro una corazzata del campionato di promozione che poteva essere la Stilese, poteva essere il San Luca, il Brancaleone, qualche altra squadra. Giocavamo contro una squadra che è fatta di giovani, che corrono tanto, mettono tanta grinta, tanta determinazione e voglia di fare bene. Però noi, se puntiamo a un campionato diverso da quello che è una salvezza, come abbiamo sempre detto, cioè non puntiamo a vincere direttamente il campionato, ma quantomeno a fare un campionato di vertice, bisogna, ripeto, osare di più, no, non solo contro la Gesi, ma contro qualsiasi avversario. Dobbiamo cercare di portare gli episodi dalla nostra parte. Perfetto, grazie Nino e bocca al Grazie a tutti lupo. voi, grazie. Grazie. Ciao, bello.